Bentrovati a tutti per questo breve aggiornamento video in formato flash. Bene le velature che nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile, hanno sorvolato qua e là i nostri cieli, indicano i tentativi di spanciata da parte dell'anticiclone nordafricano, il quale attualmente ha preso possesso della penisola iberica. Questi tentativi però andranno a vuoto, tanto che nel weekend sull'Italia è atteso il transito di una perturbazione che tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio porterà una rapida passata di piogge sulle regioni settentrionali e anche su parte di quelle centrali. A seguire, quindi all'inizio della prossima settimana, forse questa struttura potrebbe evolvere in goccia fredda ed interessare maggiormente con i suoi fenomeni le regioni del medio versante adriatico e quelle meridionali, accompagnandosi su tutta l'Italia ad un nuovo generale calo delle temperature. Intanto la cartina di domani, giovedì 27 aprile, ci mostra una giornata per gran parte soleggiata con le velature in arrivo nel pomeriggio su nord-ovest e Sardegna. Venerdì invece il flusso atlantico inizia ad abbassarsi di latitudine, convogliando verso l'Italia aria via via più umida che porterà al passaggio di annuvolamenti e schiarite. Eventuali precipitazioni però si manifesteranno essenzialmente lungo la cresta delle Alpi. Infine la tendenza per il weekend con l'alternanza tra nubi e sole anche nella giornata di sabato. Poi domenica guardate le prime piogge al centro e al nord, accompagnate da un incipiente calo delle temperature. Per il momento è tutto e vi attendo venerdì per il prossimo aggiornamento. Cordiali saluti e a risentirci da Luca Angelini.